anche la scuola che gli ha requisito, perché questo non è un incontro democratico, come più volte ha sentito ripetere in questa occasione. Questo è un processo pubblico all'intenzione da parte di chi nella mia scuola da parte di chi prima di parlare con i giornali, mi dispiace per i giornalisti, non ha pensato né di alzare il telefono né di venire a scuola attraversando la strada per venire a chiedere alla scuola quali erano le motivazioni della scuola. Magari se foste venuti avreste scoperto che non c'era nessun desiderio di cancellare questo passato, anzi semmai c'era quello di ripescare un passato, quello dell'architetto Nervi, che è proprio stato bellamente tralasciato in questi pacchetti, dando loro una migliore dignità. Perché questa scuola, che come burocraticamente, amministrativamente succede spesso, è stata la fusione di tre diverse scuole che avevano un percorso storico più o meno lungo nel tempo, ma si sono poi unite a formare un'entità diversa. Dovevano trovare un'unità di scuola. Parliamo di avere l'unità d'Italia e non teniamo in considerazione l'unità della scuola, di chi in questa scuola ci lavora tutti i giorni per farla crescere, di chi in questa scuola vuole che gli alunni crescano ricordando il passato e proiettati verso il futuro. Forse le cose si costruiscono anche da un cambio di nome. E questa scelta del Consiglio d'Istituto in maniera unanime, insieme ai componenti della scuola, di dedicare uno spazio agli studenti che la scuola la vivono tutti i giorni, perché studiassero, facessero il loro lavoro. Non era intitoliamo la scuola a chi può qua, perché cercatevi sul territorio varesino, cercatevi una persona, una figura che abbia dato valore e importanza a questo territorio, che proietti la scuola al futuro. Manteniamo nel logo i tre nomi originari delle tre scuole. Dedichiamo magari a Francesco D'Averio l'aula magna che è in costruzione da parte della provincia. Recuperiamo la foto storica di Francesco D'Averio che era buttata al macero nei vari trasporti della scuola e diamone un luogo dignitoso in cui essere. Recuperiamo la statua messa nell'atrio tristissimo della scuola abbandonata da tutti e mettiamola nell'aula magna. Recuperiamo i cinque diplomi del 1914 ed esponiamoli e non lasciamoli in un archivio che si è appena allagato, peraltro, a rischio di perdita. Recuperiamo Nuccia Casula, intitoliamo Nuccia Casula la biblioteca, era una studentessa, intitoliamole la biblioteca in costruzione nella scuola. Recuperiamo Pierluigi Nervi, intitoliamoli tutti i laboratori del blocco geometri che stiamo cercando disperatamente di riammodernare e di rendere di nuovo presenti, vivi sul territorio. Forse una telefonata per chiedere queste motivazioni non avrebbe scatenato questo processo pubblico al quale io non sono stata invitata, alla scuola non è stata invitata. Ma guardi che è una conferenza stampa dove con piacere abbiamo visto tante persone. E siamo con piacere voi, però, ma perché avete ma allora non dovevi venire. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa aperta per Marco e abbiamo solamente detto che c'era. E con piacere abbiamo visto la presenza di te e anche di lei. Non ha detto scusarci, le sue idee. L'importante è discutere civilmente.